Pardonecchia per la K Marathon, gara off-road di mountain bike e corsa giunta all'undicesima edizione. Abbiamo fatto questo test sulla 40 km, che forse poi sarà magari 41-42, sulla cima dello Jaffro. La mezza è stata molto bella ed è piaciuta tantissimo, e la corta abbiamo cambiato rispetto all'anno scorso. Quest'anno invece sali, scendi, passa di fianco alla chiesa di Milore e così via. Ho scelto il medio, quello da 21 km. Io il corto. Da 21 e mezzo. 40 km. Ho 13 anni, ho fatto la gara a 21 km. Ho partecipato al Grand François di 20 km a Pardonecchia. E metà, il 21 km. Il Grand François podismo. Da 20. Ho fatto il tracciato di 20 km. Quello più lungo, quello da 40 km. Allora, in mano ho un drone, praticamente una specie di elicottero radiocomandato che permette di fare delle videoriprese dall'alto, partendo da altezze minime fino ad arrivare a 150 metri di altezza. Vabbè, sono partita con i primi uomini, in maniera un po' presuntuosa come faccio sempre, però poi in salita, visto che era tutta strada asfaltata, mi sono un po' demoralizzata perché a me la strada asfaltata non piace più. Il tracciato era bellissimo, veramente un bel tracciato, a parte perché abituato a fare tanta montagna, l'asfalto è sempre un po' più duro rispetto ai sentieri. Poi quando finalmente siamo entrati nel bosco, allora lì ho dato il meglio. Fare complimenti alla organizzazione che ha fatto veramente un bel lavoro. Pensi di ripetere al prossimo anno? Sì, sicuramente, perché mi è piaciuta molto. Una gara stupenda, veramente da non dimenticare, perché è unica, bisogna rifarla il prossimo anno. Sì, torna, è bella. Spero di essere in forma per poterla fare, mi farebbe molto piacere, visto che è stata una bella esperienza. E salutiamo Pardonecchia dopo l'11ª edizione della K Marathon. Sicuramente la prossima sarà un'ottima scusa per ritornare.